Oggi prepariamo una base perfetta per il porridge. Inoltre vedremo tre varianti e anche senza cottura. Benvenuti su Sapore Puro! Le proporzioni ideali sono una parte di fiocchi di avena e tre parti di latte. Nel mio caso sto usando latte vegetale, ma potrete usare qualsiasi tipo di latte o anche acqua se preferite. Versiamo nel pentolino e portiamo sul fuoco. È davvero incredibilmente facile. Se preferite un porridge liscio, potete usare i fiocchi di avena macinati. Io preferisco il porridge non troppo colloso. Dall'ebollizione calcolo 5 minuti esatti, cuocendo a fiamma media. Questa è la mia consistenza preferita. Chiaramente potete regolarvi se preferite prolungare o diminuire il tempo. Ora possiamo aromatizzare. Io oggi userò la cannella e l'estratto di vaniglia. In genere si usa o uno o l'altro, ma come vedete possiamo fare come vogliamo. Prossimo step, dolcifichiamo con dello sciroppo d'acero. E anche qui potete dolcificare come più preferite. Con lo zucchero di canna, lo sciroppo d'acero o che sia anche la frutta frullata o anche con del miele se preferite. E quello che non può mancare a mio parere, della frutta fresca. Oggi userò delle banane, fragole e kiwi. Alcuni non amano il porridge perché a volte risulta troppo colloso o appiccicoso. Vi assicuro che con questa ricetta non succede assolutamente. Potete guarnire con la frutta di stagione e infine con un po' di semi, e anche qui potete scegliere i semi che preferite. In questo modo avrete una colazione sana e completa dal punto di vista nutrizionale. Il porridge di avena è molto conosciuto e usato in tutto il mondo e negli ultimi anni si sta diffondendo anche in Italia. Grazie alle sue proprietà nutrienti e sazianti, ci permette di arrivare fino all'ora di pranzo. Vediamo ora come prepararlo senza cottura per quelli che vanno di fretta la mattina o semplicemente per chi preferisce una consistenza diversa. Come base userò i fiocchi di avena e il latte di soia. Vi lascio in ogni caso tutti gli ingredienti per iscritto qui sotto nell'info box. Aromatizziamo con della cannella. L'altra variante è per gli amanti del cioccolato. Userò 2 cucchiai di cacao amaro. Questa versione è davvero super golosa. La variante senza cottura consiste nell'essere preparata la sera. Ora non ci resta che chiudere. Ci vediamo nel prossimo video. Tschüss!